Tre giorni rimasti e uno solo per Beat. Oh! Questo è l'incrocio. Un altro giorno è passato. Ho capito, datti una calmata. Come faccio a darmi una calmata? Io, è il giorno 5. Dove cavolo si nasconde quella faccia di ferro? Coso? Rilassati, abbiamo ancora tre giorni. Abbiamo solo tre giorni. E io ne ho meno di te, ricordi? Non ce la faremo. Devo ancora riprendermi Rhyme. Poi dobbiamo battere il compositore. E poi c'è quella barriera che ci impedisce di raggiungere il fiume di Shibuya. E potrebbe essercene ancora altre dopo quella. Beh, una cosa per volta. Prima, calmati. Ok, va bene. Quella spilla di livello 4 che ci hai dato ieri, cosa apre? La chiave di Kariya, Udagawa. Ok, oggi cerchiamo lì. Va bene, la strega di ferro ci è costata due giorni. Non trascinarti così, dobbiamo scattare, amico. Ma posso andare a fare un giro dove voglio? Aspetta un secondo, gente ferma all'incrocio. Pensieri rossi, fermati tu, col cavolo che combatto i rumori neri per ora. Prima voglio fare un po' di compere, se posso. Allora, in teoria adesso possiamo comprare la roba che costa così tanto, giusto? Solo che lui è stronzo, non ci dà nessun indizio su cosa fa cosa. Una spilla. Colpisci Neku con un fendente, ma che palle. Parca coniglietto. Grazie, amico. Una spilla nuova. Questa spilla, se non sbaglio, è inutile da sola, esatto. Grazie. Allora, facciamoci un attimo un po' di carico di soldi. Adesso fa 5 utilizzi e 88 di danno. Potrebbe essere utile continuare a tenerla. I pinguini non è male. Più che altro ha più utilizzi del boomerang. Però a questo punto tanto vale usare il boomerang. Gli manca solo due livelli per livellare. Le scarpette qua cosa fanno? Trascinane... Lo sapevo. Trascina Neku, scatterà e svanirà, va bene. E non si evolve. Ok. Guarda, lo sapevo. Appena ho visto la scarpa già sapevo che era una di movimento. Possiamo prendere questo oppure questo qua. Questo c'ha più difesa. Questo c'ha più statistiche base. Ok, prendiamo questo. Ora due suggerimenti. Wow, gentiluomo il trend Joshua livello 3 di attacco. Ok, buttiamone un'altra decina e compriamo già anche questo. È perché lui è da aumentare. Lui secondo me c'ha delle spille buone. Tanto non mi sembra difficile farmarle adesso le spille da 10.000, no? Ho appena speso tutto quello che ho farmato. Joshua 40 DPF. Io però prenderei questo per ora. Grazie. Barone argento, miglioramento globale. Aumenta attacco, difesa e punti ferita. Duca lussuoso, aumenta attacco, difesa e punti ferita. Sti cazzi. Cioè, in sostanza sono la stessa cosa, solo che quello dorato costa di più e fa di più. A sto punto abbiamo ancora un po' di soldi. Potrei prendere le scarpette che sicuramente sono per Shiki, oppure queste qua per Joshua. Prendiamo le scarpette. Splendore regale. Mi sa che è la versione ancora più avanzata degli orologi. Mi sa che è la versione avanzata. Cosa vuoi in cambio, fratello? Argento scintillante, barone argento. Non è impossibile. Non è impossibile da fare. Dovremmo prendere l'argento. Solo due. Basta farmare ancora un po' di spille da 10.000. Spille nuove. Colpisce un ostacolo con un pendente, ovvero lo lancerà sicuramente in quella direzione. E quando mai Musorattus si evolve? Vabbè, ormai non ci faccio più caso. Grazie. Dammi tutte le tue spille. Negozio è salito a livello 5. Ah, già al massimo, che culo. Grazie, fratello. Venditore apprezza il tuo stile valzer di luce a macchie. Grazie. Calcio volante. Il tasso di ritrovamenti aumenta. Va bene, dammi questo e dammi anche questo qua. Jeans neri. Cosa vuoi in cambio? Pelle resistente, i jeans marroni che sono questi qua. Ok, dobbiamo fare un po' di spesa di materiali. Dobbiamo fare un po' di spesa di materiali. Ma che... Per riparare agli innumerevoli torti dei nostri giorni, facciamo splendere la luce della vera redenzione. Questo luogo possa divenire come il paradiso. Che mondo meraviglioso sarebbe. Arriva! Eccoli. Nemici potenziati. Aia! Have some more.
Ecco fatto. Allora, calmi tutti. Ecco fatto. Distruggilo, bastardo. Ecco fatto, perfetto. Eccoli qua. Ora iniziano ad arrivare i nemici potenziati. Ho appena preso un'altra linea forte. Fantastico. Ah giusto, aspetta un secondo. Lo senti, io? Cos'è questo chiacchierio? 1000 yen. Un po' povero. Togliamo un secondo questa qui. Rimettiamo, dove sei? Questa qua che gli manca poco per livellare. Ah, che palle, ma perché è chiusa sta parte? Ora c'ho anche la spilla, potrei passare benissimo. Tutto questo in realtà è solo motivo di trama per non farti parlare con Kat. Sicuramente finché noi non glielo diciamo a lui non ci farà passare. Finché non diciamo a Bit chi è Kat non andremo avanti. Ecco fatto, eliminato. Dobbiamo trovare un'altra fonte di guadagno. Dobbiamo trovare un'altra fonte che ci dia 10.000 yen. Cosa abbiamo appena trovato? E quella si è evoluta. Natural... Oh, la spilla di Natural Puppy abbiamo trovato. I demoni questi qua che parlano in rosso ci danno solo 1.000 yen. Non mi bastano. La spilla di Natural Puppy. Non male. Fammi vedere un attimo nelle statistiche. Grado sensitivo demone, report rumori C, collezione oggetti C, maestria spille 45. Minchia, ma così poche ne abbiamo. Pensavo ne avessimo molte di più. Il 13%. Andiamo al molco. Ovviamente altro nemico. Beat inizio sincronizzazione 20%. Ok, questo non è male. Ah giusto, abbiamo bisogno della pelle resistente per far evolvere questa giacca. Dobbiamo andare a comprare la pelle. In teoria so già dove comprarla. Allora intanto compriamo questo. Vorrei comprare anche, non lo so, questo oppure questo, per farla livellare. Allora compriamo le scarpette. Ecco qua, 16 oggetti, speravo almeno una spilla nuova. Stivali da cowboy rossi, dove si compravano? In un altro dei loro centri, secondo me. Va bene, continuiamo il giro. Maledizione, ma dov'è? Fai con calma, così ti stancherai soltanto. Come se ne fregassi qualcosa, io! Urlare è l'unica cosa che mi calma. Tu vai sempre a tavoletta, eh? Assolutamente no, amico. Solo da quando sono arrivato nel PS. Ah sì? Da vivo, facevo tutto al mio ritmo. Tu? Sì, non mi esaltavo per niente. Ecco perché i miei genitori si arrabbiavano. Devi entrare in una buona scuola, devi pensare al tuo futuro. Volevano solo i risultati, amico. Come se a me fregasse qualcosa, capisci? Già, credo di capire. Continuavano ad aspettarsi cose che non avevo e mi facevano sentire un rifiuto quando non potevo darle. Quanto ti capisco. Dicevano, perché non puoi essere come tua sorella? La odiavo. Così ho smesso di provarci. Ho rinunciato a me stesso, così lo avrebbero fatto anche loro. E la cosa divertente è che l'hanno fatto. Ma non Rhyme. Io sarebbe rimasta al mio fianco anche se avessi rapinato una banca. Aveva sempre una parola giusta. So che tu hai un sogno, diceva. Solo che non l'hai ancora sognato. Ma ha iniziato a stufarmi. La pietà della mia sorellina. Così ho iniziato a respingerla. Fino al giorno in cui è morta. Ma tu hai un sogno. Rhyme ha detto che volevi essere il miglior skater al mondo. Era solo una finzione, amico. Finzione? Perché avresti... Rhyme era giù, diceva di non avere sogni. Perché tornare in vita se non hai niente per cui vivere, diceva. Maledizione, io, è tutto all'incontrario. Lei è quella che aveva milioni di motivi per vivere. Allora ho capito una cosa. Rhyme è tutto quello che mi rimane. Così mi sono detto, devo trovare le parole come faceva lei con me. Dirle che il suo sogno sarebbe arrivato proprio come il mio. Anche se era solo una grande bugia. Ma l'ho solo convinta che valeva la pena morire per me. Sono un idiota, amico. Ci ho messo troppo per rendermi conto di quanto lei significasse per me. Sono solo un idiota, Beat. Sei sicuramente un idiota. Un grosso idiota. Cosa hai detto? Perché hai lasciato che i tuoi genitori ti sminuissero così? Non è quello il Beat che conosco. Perché tu l'hai conosciuto adesso, al tempo non lo conoscevi. Ha senso quello che dice lui. Non devi fare i salti mortali per gli altri. Devi farli per te stesso. Eh? Come stai facendo ora? Fai quello che puoi fare. I risultati arriveranno poi, giusto? Cuffiette. Mi spiace per Rhyme. Ma quello che è fatto. Concentrarsi sul presente. Lei non vorrebbe che tu sprecassi le tue energie nel rimpianto. Perché credi che sia rimasta sempre al tuo fianco? Sapeva che potevi fare qualsiasi cosa ti mettessi in mente. Comunque, sono fortunato. Quanti idioti hanno il coraggio di mollare i demoni per andare ad aiutare lo sfavorito? Neku,
sei un idiota, quindi inizia a comportarti come tale. Non atteggiarti da profondo pensatore come me, io. L'hai detto, amico, non sono un tipo sentimentaloso. Ok, mi sento molto meglio. Stai a guardare, li porterò tutti a casa. Ryan, Chiki e quel ragazzetto, Joshua. E naturalmente te, amico. D'accordo, allora. Oh, sono carichissimo. Andiamo a vincere questo gioco e cambiamo il mondo. Eh? Ehi, guarda là, un demone. Di nuovo la frase in rosso? Aspetta, perché non attacca? Forse non ci vede. Potrebbe essere una trappola. Fai attenzione. Va bene. Prima allora di andare dal demone andiamo di qua. Che palle, ma perché non avete nulla di nuovo? Oh, le due ragazze, ciao. Oh no, di già siamo a questo punto. Per riparare gli innumerevoli torti dei giorni nostri, facciamo splendere la luce della vera redenzione. Che questo luogo possa diventare come il paradiso. Che mondo meraviglioso sarebbe. Siamo già arrivati a questo punto. Spille nuove invece da lui. Gratta uno... distorsione. Gratta spazzatura, generare elettricità. È la stessa roba di quella che ho già, peccato. Perfetto, nuovo vestito. Ah, a proposito, abbiamo trovato anche questa. Tocca uno spazio vuoto. Non può evolversi, peccato. Ah, è vero, avevamo trovato anche questa qua, ma non l'ho più guardata. Tocca uno spazio vuoto anche questo. Un boomerang penetrante. Vediamo se la tipa gotica invece c'ha qualcosa di nuovo. Una spilla, yes! Tocca un nemico. Per colpirlo con una saetta, tocca altri nemici per, mentre la saetta lampeggia, ottenere un combo. Va bene, la prendiamo questa. Questa può essere interessante. Vediamo cosa vuole il demone qua. Il vecchio. Dirà anche lui la solita frase. Perfetto. Che mondo meraviglioso sarebbe, già. Yo, levati di mezzo. Vuoi combattere, teppistello? Ma che cavolo, è sordo. Qualcosa decisamente non va. Per riparare gli innumerevoli torti ai giorni nostri, facciamo splendere la luce vera redenzione, eh? È fuori di testa, io. Che questo luogo possa divenire come il paradiso. Che mondo meraviglioso sarebbe. Ma chi... Yo, chi ha rotto l'antenna di questo tizio? Attenzione, ci viene addosso! Bastardo! Mi ha rubato l'unica spilla che... che mi serviva! Bastardi, smettetela di rubarmi le mie spille. Ma porca miseria. Ok. Liberiamoci dei corvetti prima che mi rubino di nuovo le spille. Ecco fatto. Distrutto. I corvi sono veramente una rottura di palle, maledetti. Altri 10.000 yen. Ne abbiamo bisogno. Io, ma che fa? Non saprei. Ma sono abbastanza sicuro che avesse perso il controllo. Neko, amico, noti qualcosa? Anche la città è terribilmente silenziosa, io. Deve essere colpa di quelle spille. Già, troppo silenziosa. Proviamo a scansionarli. Vediamo se ci capiamo qualcosa. Va bene. Ovviamente non possiamo scansionarli, a parte lui. Per riparare innumerevoli torti, per riparare innumerevoli torti, per riparare innumerevoli torti. Pensano tutti la stessa cosa. Oh. Ma che? Sono tutti... stanno tutti pensando la stessa cosa. Per riparare innumerevoli torti ai giorni nostri, facciamo splendere la luce della vera redenzione in questo luogo possa diventare come paradiso, che mondo meraviglioso sarebbe. Anche lui. Impossibile, amico. Voglio dire, è assurdo, no? Cosa sta succedendo a Shibuya? Neko, guarda! Hanno ancora quelle spille. Aspetta un attimo. Ah! Ma certo! Io, Ciccio, finalmente credo di aver capito. Capito cosa? Il compositore. Ho capito chi è. È Kat, io! No, non è lui. Eh? Che vuol dire no?
Come fai a esserne sicuro? Deve essere Kat, comunque tu la guardi. Le spille del giocatore. Le spille rosse del teschio. Sono disegnate uguali, io. Lo stesso tizio. Ma Kat è il signore Nekoma. Kat ti ha salvato la vita. A Nekoma? Vuoi dire il re del caffè? Impossibile, io. Lui è Kat. Ma allora lui è... Basta, il signor Hack non può essere il compositore, ok? D'accordo, amico, scusa. Quindi, sono un po' confuso. Sicuro che il barista sia Kat? Voglio dire, tu come fai a saperlo? Me l'ha detto Joshua, e gli credo. Te l'ha detto il signorino. Sicuro di poterti fidare? Era il mio partner. Io mi fido dei miei partner. Allora odio dirtelo, amico, ma... A Nekoma è il... Joshua stava cercando il compositore, per lo stesso motivo tuo, e il signor H lo aiutava. Quindi, cioè, stava aiutando il ragazzetto a volerlo farlo fuori? Non so, io scommetto che il signor H stava solo giocando con quel damerino. Ma me l'ha detto lui. Allarga i tuoi orizzonti, goditi l'attimo. L'esatto opposto di quello che ci accade attorno. Questa è Shibuya, non è per niente Shibuya. Lui non lo farebbe mai. Credo di starci quasi per arrivare. Ah! Faccio schifo in queste cose di analizzamento. Io lo so solo che a Shibuya c'è un casino ed è il compositore ad incasinarla. Chiunque sia, lo eliminerò. Ora muoviamoci perché siamo ancora in tempo. Già. Minchia. Ah! Altri ancora. Credi che siano infiniti. Io prima vado a fare compere. Va bene tutto, ma... Allora, tu mi vendevi l'argento e i cristalli e mi dai l'oricalco in cambio di 3 adamantiti. Guarda, le adamantiti per ora posso farmarle, quindi magari 5 di questi li prendo. Grazie. Ah, forse era questo che vendeva la pelle. Sì, eccola qua, 11.000. Me ne serve un pochino, Anche della seta. Facciamo 5-5? Ah, però mi serve anche l'argento. Mi serve... un sacco. Mi serve un sacco di soldi e io li ho spesi tutti. A meno che non vada a farmare. Ho sprecato tutti i miei soldi. Va bene, allora facciamo gli acquisti giusti. Prendiamo le pelli, che quelle almeno sono sicuro che mi servono. Materia oscura, la di già. In cambio di materia ombrosa. Ok. 10.000. In cambio di cosa? Dell'adamantite. Ok, grazie. Me ne ho bisogno adesso. 1, 2 e 3. Perfetto. Anche lui 10.000. Cosa vuoi in cambio? I metalli rari per 20. Tieni. Grande. Bravi voi. La città è cambiata comunque. Adesso sono quasi tutti fermi. Sono quasi tutti fermi. Ed abbiamo farmato altre 3 da 10.000. Yes. Dobbiamo farmare un po' prima di andare avanti. Ho bisogno di soldi. Ho bisogno di 40 e anche più da 10.000. Ho bisogno di 40 e più da 10.000. Perché devo comprare l'orologio. Yes, un'altra dei 10.000 e 3 da 5.000. Allora, rieccoci al molco. Togliamoci la nostra giacca e la andiamo a cambiare con questa qua. Perfetto, cosa vuoi? 2 pelli e ne abbiamo 3. Mi serve ancora comprarne. Però, per adesso, abbiamo uno strumento migliore. La giacca faceva 53 e 10, questa fa 75 e 16. Mica male. Voglio assolutamente comprare quell'orologio perché ci aumenta un sacco di statistiche. Oh, finalmente potrei comprare questo. Vuole un oricalco. Va bene, è il momento di farmare un po'. Sono riuscito a comprare al Pegasus questo orologio. Questo non costava tanto perché era l'orologio quello d'argento, ma con il crafting, diciamo, abbiamo ottenuto un orologio che ci dà un sacco di HP, un sacco di attacco, un sacco di difesa e la resistenza a tutto. Impedisce tutti gli status negativi. Questo adesso io non so se funzionerà anche con le sfide, tipo quelle col curse che ti drena l'energia, quelle cose lì, ma se funzionasse anche con quella roba... Cioè, uno degli equipaggiamenti definitivi, davvero. Tra le altre cose, però, ho scoperto queste scarpe qua. Impedisce a chi le indossa di venire respinto, ovvero l'anti-knockback. In sostanza, queste scarpe potrebbero essere fantastiche, soprattutto contro delle boss fight. Il problema sono le loro statistiche. Sono scarpe abbastanza vecchiote, meno 8 HP... e 4 di difesa contro scarpe del genere che ci aumentano 10 di difesa. Però per carità, la difesa potrebbe non essere un grande problema, soprattutto con gli 8 HP in meno.
Wow, fossero 200 e meno diresti, vabbè. La resistenza all'essere respinto contro l'aumento di poco degli SP potrebbe essere molto più interessante. Il problema è che non sono riuscito a trovare altre scarpe che hanno questo potere qua. Se voi sapete se ce ne sono altri equipaggiamenti che siano vestiti, accessori, magari gli accessori no, perché questo orologio non vorrei toglierlo, ma se sapete se ci sono altri equipaggiamenti che hanno questo potenziamento, ditemelo pure, perché sarei interessato a tenerle. Comunque, dobbiamo proseguire. Eccoci di nuovo qua. Allora, ovviamente non possiamo sapere cosa pensano i demoni, e per fortuna mi sono allontanato, però vediamo cosa dice. Io, ovviamente, per riparare gli innumerevoli torti dei nostri giorni, facciamo splendere la luce della vera redenzione, che questo luogo possa divenire come il paradiso. Che mondo meraviglioso sarebbe. Nessuna risposta. Però non c'è neanche attaccato. Anche lui dirà la stessa roba. Però secondo me se avanziamo ci attaccheranno tutti e tre. Quanto ci fai? A me va benissimo, ma 3, 2, 1. Ah, strano. E la madonna. Un'armata. Yo, che vuoi, amico? Aspetta. Siamo circondati. E quando mai? Per riparare gli innumerevoli torti dei nostri giorni, facciamo splendere la luce della vera redenzione. Che questo luogo possa diventare come il paradiso. Che mondo meraviglioso sarebbe. Maledizione, dobbiamo combattere, yo! Era ovvio, però fa niente. Shh. Che mondo meraviglioso sarebbe. Becca. Attacca di bicho! Attacca sti stronzi! Madonna, mi stan locco tutti! Muori nel fuoco! Dove vai? Ah, ma ce n'era... Scusami. Ma ce n'erano altri di qua o è sempre lui? Sono così scemo da non averlo visto? Ah no, stanno apparendo. Quello è appena apparso. Ok, morti tutti. Gran bel combattimento, fra. Vediamo, abbiamo ottenuto 6 natural puppy. E la madonna. Però ce l'abbiamo già, quindi le rivenderò. Potenziamento difesa, 10.000 yen. Li abbiamo presi tutti. Già, che diavolo vogliono, coso? Tutta quella storiaccia della redenzione, non la capisco, io. Non è solo per la strada. Anche i demoni si comportano in modo strano. Cosa sta facendo cambiare così il PR e il PS? Le spille rosse sono davvero loro, le spille. Yo, Neku, datti una mossa, io. Dobbiamo trovare faccia di ferro. Va bene. È abbastanza palese che siano le spille, Neku. Questa qui non è male, perché a livello di danno 106, mica male, ma quei 5 utilizzi e i 7 secondi sono un po' tanti. Cioè, piuttosto, questa qua del ragno fa comunque 101, ma sono 10 utilizzi. Anche lei però se dopo 7 secondi. Va bene, per adesso proviamo a livellare ancora questa e vediamo fin dove si spinge. E muoviamoci. Ah, strano. Ah, la barriera! Ma che diavolo? La barriera è andata! Come se qualcosa l'avesse sfondata dall'altra parte. Ma questa è la barriera di livello 4, yo! Nessuno la può sfondare, nemmeno a livello più alti, amico! Allora, cos'è stato? Chi se ne andiamo? Ehi, aspetta, potrebbe essere pericoloso. Ma se ci fosse faccia di ferro lì dietro? Va bene. Ma stai allerta, potrebbe essere una trappola. Per sfondare una barriera simile? Ci vuole più che la semplice astuzia, ci vuole forza, forza bruta. Pieno di vita, grazie. Ma tu, ecco, dicevo, non vendi nulla. Lama di Timpin, cosa vuoi in cambio? Il vento di Timpin, che era questo, che vuole l'usanza di Timpin. Timpin, andiamo invece... Oh! Che diavolo è questo? Sembrano bruciature. Questo posto...
È qui che il tristo raccoglitore faceva i suoi traffici. Non c'è traccia di Faccia di Ferro. Proviamo da un'altra parte. Aspetta, è meglio controllare. Come, io? Farò una foto con il mio telefono. Proviamo un giorno fa. Questo sembra come l'ultima volta che l'ho visto. Niente di strano. Fammi provare un'altra foto. 4 giorni fa? Cicchete. Impossibile! Cosa? Io, fammi vedere! Il signor Anegoma! Il re del caffè! È lui, vero? Il signor H! Cosa ci faceva qui, amico? Perché? Visto, te l'avevo detto che era sospetto! Perché venire qui altrimenti? Non ha senso! Non puoi essere tu, signor H! Andiamo a trovarlo al bar! Eh? Ma di che parli, bello? Dobbiamo prima trovare Faccia di Ferro! Il bar del signor H è in Cat Street! Lì non abbiamo ancora guardato! Capito, 2 fave con un piccione! Allora andiamo! Mi aspettavo invece la risposta al contrario, signor H. Mi aspettavo qualcuno che invece venisse a guardarci. Allora, potenzia fusione. Yes, cosa vuoi? L'iriokame, il metallo raro che siamo a corto e la tectite. Dobbiamo trovare un sacco di metallo raro. Cosa fa? Questo aumenta attacco e questo aumenta la difesa. Allora, io questi li comprerei anche. Il problema è che l'irocoso qui non è così facile da trovare. Cosa vuoi tu per la missione invece? Tavola cat. Coraggio 50, 75, 20, 13. Mantiene colpo. Quando Nekula indossa, wow. Ci vuole un argento in più e la tavola con il teschio che abbiamo. Perfetto. Mai fermarsi, beef. 30 fp. Bit fusione duratura. Questo è bello. Molto più tempo per maneggiare le carte. Che tra l'altro i pantaloni che io ho messo a bit, neanche per l'apposta, erano una roba simile per aumentare il tempo. Allora, per questi pantaloni vuoi 9000. Grazie. E per l'argento torno tra poco allora. Calmi voi due, frati. Perché tanto so già cosa sta per succedere. Dannazione. Cambiamo subito gli oggetti a bit. Via questo pantalone. E ti metto questo qua nuovo, che è molto meglio di quello militare. Perfetto. Andiamo. Eccoli qua. Yo, guarda. Sembrano più vuoti del solito. Che vi prende, ragazzi? Stop, non avvicinarti, non sono più loro. Per riparare gli innumerevoli torti dei giorni nostri, facciamo splendere la luce della vera redenzione. Che questo luogo possa diventare come il paradiso. Che mondo meraviglioso sarebbe. Io, ripigliatevi, sfattoni! Maledizione, non anche loro. Ma che diavolo sta succedendo? Vengono dalla nostra parte. Combattimento doppio? Ti prego. Allora. Vai, Bit! Sfondalo la stronza! Madonna, che stunlock totale! Oh, ehi, calmo! È Bit quindi che li stunlock, non sono io! Va bene, Bit. Abbiamo una fusione di livello 3. Teniamola bene da parte, mi raccomando. Che appena arriva la seconda... Eccola qua, perfetto. Abbiamo un sacco di tempo. Ok. Via questa. Ok, via questa. Pam pam pam. Via queste due. Via questo. Via, via. Perfetto. Via questo. Via questo. Via questa. Questa. Perfetto. Via, via. Ah, dannazione, vabbè, 4 e 6, non è male. Lui con lo skateboard fa morire un sacco, che lui ci fa con lo skateboard e noi con la tavola. Yes! Era il momento giusto attaccarli quando ne apparivano due assieme. Bling!
Vediamo. Lapis abbiamo ottenuto, che se non sbaglio è quella che ci potenzia queste qua. Non è il migliore dei premi, ma ehi, non mi lamento di certo. 53 secondi, anche poco. E il fior di fiamme, più altri 10.000 e un Hirokame. Questo dovrebbe fermarli. Beat, finiamoli. Aspetta, amico, per favore, diamogli tregua, tregua. Così ci attaccheranno di nuovo. Lo so, ma non sono cattivi, lo sento, io sono solo rincitruliti, come tutti gli altri. Beh, sicuramente si comportano in modo diverso da ieri, ma se ti sbagli, se provano ad attaccarci di nuovo, li cancellerò io stesso, te lo giuro. Ok, siamo d'accordo. Guarda lì, la spilla rossa, rompila. Spille rosse col teschio. Io sono quelle che hanno addosso nel PR. Com'è che c'è la pure la coppia dei Lecca Lecca? Già, sono demoni. Credevo che i demoni dovessero indossare le spille S. Ehi, credi che siano la stessa cosa? Non lo so. Comunque, leviamoci di torno prima che questi due si sveglino. Ottima idea, bello. Muoviamoci. Ma togliegli la spilla? No? Punishing Point. Chapter closed.